Benvenuti a tutti a questo nuovo video dove parleremo della meditazione in piedi e di come questa può aiutarci a sviluppare la posizione basica del Qigong, che è la posizione che si applica a tutti gli esercizi di questa pratica. Prima di iniziare farò una piccola introduzione sulla postura basica del Qigong, i suoi benefici, i suoi usi e di come arrivare a ottenere questa posizione. Se avete già visto il video e volete passare direttamente alla pratica, metterò ora sullo schermo il minuto in cui la pratica inizia, così potete andare direttamente a quella parte del video. Iniziamo prima di tutto dicendo che la posizione basica del Qigong consiste in una serie di indicazioni che riguardano il nostro allineamento posturale che servono ad aumentare il flusso di energia che attraversa il nostro corpo. Questi stessi allineamenti poi saranno quelli che ci aiutano anche a sostenere la posizione del Qigong più a lungo e in maniera più comoda. Quindi quando iniziamo a praticare potremo osservare che la posizione risulta un po' scomoda, un po' faticosa e attraverso la pratica riusciremo poco a poco a individuare quelle linee, quegli archi, quelle strutture che ci permettono di scaricare il peso a terra in modo più efficace, in modo simile a un edificio architettonicamente ben disegnato. E quindi, quando il nostro peso viene scaricato al suolo, questo ci permette rimanere nella posizione con meno sforzo attivo e quindi rilassarci sempre di più in questa postura, diciamo facendo uno sforzo più efficiente, un uso più intelligente della nostra struttura. Con questo aumento di rilassamento, poi aumenterà naturalmente anche il flusso di energia che attraversa il nostro corpo. Quando aumenta il flusso di energia, aumenta la forza del campo energetico, naturalmente vengono scaricate le energie stagnanti e diciamo tutti gli aspetti della nostra persona vengono influenzati, quindi dal mentale, emotivo, al fisico. E quindi questa è una pratica che utilizza uno studio del corpo, dell'allineamento, per poi avere un effetto sul livello energetico e conseguentemente su tutti gli aspetti della nostra persona. Quindi nella meditazione in piedi noi sosteniamo la posizione basica del Qigong per un certo periodo di tempo in forma statica e durante questa pratica osserviamo a fondo il corpo, cercando di ottenere un grado di allineamento sempre maggiore e un grado più profondo di rilassamento. Questo ci permetterà di diventare un canale sempre più efficace per il flusso dell'energia. Quindi, detto questo, prendiamoci un momento per prepararci e iniziamo con la pratica. Quindi iniziamo con la postura. Prima di tutto i piedi sono alla distanza delle spalle e puntano verso il davanti. Anzi, a volte si dice addirittura di farli girare leggermente, quasi impercettibilmente verso il dentro. Il peso deve essere distribuito in forma uguale fra il piede destro e il piede sinistro, fra la parte interna e la parte esterna del piede e fra la parte frontale e la parte posteriore del piede. Quindi in generale il peso cade sul punto Yong Chuan, che è il punto numero 1 del meridiano del polmone, che si trova nel centro del piede. Le ginocchia sono leggermente flesse. Dipendendo dal vostro livello di pratica potete fletterle di più. Questo lo farà ovviamente più faticoso e oltre ad essere flessi sono leggermente aperte all'esterno, creando una specie di arco fra le nostre gambe. Questo arco aiuterà a sostenere tutta la forza e tutta la struttura del corpo. Da qui il prossimo dettaglio molto importante sarà le anche e il bacino, che sono girate in avanti in questo modo, neutralizzando questa curva naturale della schiena, della lombare. E quello che vogliamo cercare quindi è come se volessimo allungare verso il basso la colonna. Andiamo a cercare un pochettino questa sensazione. Mentre facciamo questo vogliamo fare attenzione a non contrarre i glutei o l'addome. Se fate fatica non preoccupatevi, richiede un po' di pratica riuscire a sentire bene questo allungamento della colonna. Da qui il resto della colonna si stira, si allunga, in particolare la parte dietro del collo si allunga verso l'alto, facendo così venire il mento un pochettino in dentro. Le spalle sono rilassate, come se volessi allungare la distanza tra le spalle e le orecchie. I
gomiti sono leggermente aperti, come se avessi qualcosa sotto le ascelle, una mela o un qualcosa, una sfera sotto le ascelle, e i gomiti leggermente tirano verso il basso. Le dita sono estese, quindi non ho la mano così, se no ho le dita attive che si allungano, si separano in questo modo. Quindi le dita sono estese senza essere rigide, ma essendo attive, come se fossero delle antenne. E quindi mi provo a rilassare in questa posizione, rallentando la respirazione, provando a mantenere tutti questi punti che abbiamo parlato: i piedi, le ginocchia, le anche, la colonna che si allunga verso il basso e verso l'alto, le spalle che cadono giù, i gomiti e le dita. Respirando profondamente, cerco la sensazione di rilasciare, di lasciar cadere la tensione, la mia energia verso il basso. Come se la parte dentro del mio corpo fosse fatta di un liquido che inizia poco a poco a scendere verso il basso. Con la mia mente continuo a osservare il mio corpo, individuando quei luoghi dove si genera la tensione e provo a rilassarla. La schiena si allunga verso l'alto, provando a guadagnare un centimetro in altezza. La lingua si appoggia dolcemente sulla parte superiore del palato. Respirando profondamente, immagino come se la mia struttura ossea fosse appesa, stirata verso l'alto. Mentre tutto il resto del mio corpo, la pelle, i muscoli, gli organi, si sciolgono verso il basso. In generale tutto nel mio corpo va verso il basso, eccetto la punta della testa che viene stirata, allungata. E quindi queste due forze, una discendente e una ascendente, creano un allungamento.
respiro profondamente provando ad accomodarmi in questa postura. A volte posso osservare sensazioni insolite nel mio corpo quando pratico questo, come dei movimenti del corpo o delle sensazioni di calore o di freddo. Magari sento una mano fredda, una mano calda, cose di questo tipo, o un formicolio, o qualsiasi tipo di sensazione fisica. In generale, sempre di fronte a qualsiasi sensazione, provo a rilassarmi, vado rilassando i piedi più a fondo. Le caviglie. I polpacci. Gli stinchi. Le ginocchia. La parte superiore delle gambe, è normale che i quadricipiti siano attivi e lavorino in questa posizione. Aprendo bene questo arco fra le gambe, rilasso le anche, mentre il perineo punta verso il basso, come se volessi schiacciare il suolo col mio perineo. Come se cercassi la sensazione di essere più pesante, di voler schiacciare il suolo. Come se mi stessi preparando per fare un salto. La colonna si allunga verso il basso, allungando la lombare, mantenendo i glutei rilassati. Rilasso la schiena, le spalle, provando a farle scendere sempre di più. Le scapole scendono verso il basso e si posizionano in questo modo, in dentro e in basso, quindi il petto è aperto, però non particolarmente in fuori, così. Allungo il collo. Posso immaginare come se da dietro la mia testa fino ai gomiti, fino alle mani, ci sono due linee, come se le mie braccia fossero appese direttamente alla parte dietro della mia testa, e quindi provo ad allungare tutta la linea
che attraversa il collo, le spalle e va fino giù ai gomiti e alle mani. Allungo il collo il più possibile. Rilassando le orecchie, il volto, assumendo un'espressione rilassata o anche un leggero sorriso, se vogliamo. Mi rilasso profondamente in questa posizione al meglio delle mie abilità e immagino come se il mio corpo intero fosse attraversato da energia che fluisce e che scende verso il basso. Che si accumula nei miei canali, nei miei centri energetici. Facendomi sentire più stabile, più carico, più pieno. In questa pratica continuiamo costantemente a osservare e a ricorreggere il corpo. È normale che quando aggiustiamo un dettaglio, un altro magari esca fuori dall'allineamento corretto. E quindi dobbiamo continuamente ripetere, ricollocare la nostra postura per poter mantenere tutti questi elementi allo stesso tempo. Quindi è una pratica molto attiva in questo senso. Prendiamo qualche ultima respirazione in questa posizione, osservando come mi sento fisicamente, dove ho sensazioni piacevoli o spiacevoli nel mio corpo. E per chiudere la pratica iniziamo a sciogliere il corpo, mantenendo questa postura, e facciamo vibrare il corpo, scaricando. Scaricando verso il basso. Respiro profondamente e approfitto di questo movimento per rilasciare il più possibile. E vado rallentando. E ritorno alla posizione di prima per qualche momento. Assestandomi nella posizione in maniera più comoda. Sentendo questa vibrazione per il corpo. Osservando le mie sensazioni in questo momento. E da qui inspiro, porto le mani sul basso addome.
E inspiro, apro le mani, chiudo i piedi, espiro, porto giù le mani. E chiudiamo la pratica. Grazie.